Benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere Delta Squad, un nuovo gioco della Ratalaika Games. Ne abbiamo visti più di qualcuno su questo canale. In genere fanno giochi molto scialli, giochi molto leggeri, insomma, nulla di esageratamente coinvolgente o nulla di esageratamente profondo. Vediamo un po' che cosa hanno distribuito in questo caso. Parliamo di Eschema Games, che ha prodotto il gioco. Ratalaika penso che sia il distributore. Si chiama Delta Squad. Vediamo un po'. Siamo ovviamente su Nintendo Switch. Sta caricando. Non c'è la lingua italiana perché vedo che siamo sul loading, quindi 6%. Ah, ok. Meno male che è saltato dal 6% al 90%, perché già mi stava a preoccupare. Soldati, dammi il tempo di legge però. Sta succedendo qualcosa alla Delta Squad, non può farlo succedere. Introduzione molto easy. Nel frattempo ha finito di scaricare Call of Wars, quindi avete uno spoiler di uno dei prossimi video. E qui sta facendo un'introduzione con delle semplici immagini, quindi io direi di fare skip. Ok, non inizia benissimo, eh. Non inizia proprio benissimo. Andiamo nelle opzioni, se possiamo fare qualcosa. Language. Ovviamente c'è di tutto tranne l'italiano, perché campagna, Miniland, Farmland, Megapolis, Industrial e Vinepolis. Andiamo alla Miniland, che è il primo. Press più player 1. Ok. Granate, Grand Launch. Ah, ok. Fanteria, quella fanteria pesante, ingegnere, medico. Ok, quindi si può anche fare una sorta di collaborazione, di cooperativa. E immagino che se la Delta Squad si chiama Delta Squad vuol dire che sono 4, e quindi la CPU controllerà gli altri 3 personaggi. Ok, allora diciamo che adesso rispetto alla schermata del titolo sicuramente è meglio di quello che mi aspettavo. Allora, Miniland, questa è una piccola città molto tranquilla, più o meno. Vabbè, good luck Delta. Allora, Primary Weapon, Secondary. Non so se è uno strategico, se è in tempo reale. Reload, roll. No, se c'è il roll non è. Ok. Ah, ok, è una sorta di dual stick shooter, quindi. Ah, ma quindi non ci sono i. Facciamo il roll. Ma sono zombie? Ah, ma quindi è. Ok, invasione zombie, che tra l'altro esplodono in una nube via. Che cazzo? Scusa, ma sono zombie e ci stanno le torrette. Oh, calmo, eh. Meno male che non mi beccano. Non è facile mirare, devo essere sincero. C'è anche un discreto lag nei controlli, se devo proprio dirla tutta. Direi che più che discreto è anche abbastanza indiscreto il lag nei controlli. Comunque, siamo a tema invasione zombie. A quanto pare io non l'avevo proprio assolutamente capito, perché non ho visto informazioni sul gioco prima di farlo partire, devo essere molto sincero. E qui ci sono dei militari. Questi non sono zombie, questi sono dei militari. Ma fatemi capire, ma sono nemici? Ma io dove cazzo devo andare? Scusatemi. C'è una mappa? Le due missioni non ci sono. Cioè non ho missioni. Ok. Proviamo a pulire questo posto e vediamo che cosa succede. Peccato, perché il motore sembra anche simpatico. Cioè non è malaccio come veramente io mi aspettavo. Uno schifo immondo dopo aver visto la. Dopo aver visto l'intelligenza artificiale. È anche abbastanza deficienza artificiale, da quello che sto vedendo. Quelli stanno lì e non mi sparano. Guarda, guarda. Ecco, mo' si è ricordato di spararmi. Ci sono queste torrette. Io non capisco però perché queste torrette sparano a me e non agli zombie. Cioè, queste torrette stanno sparando a me, ma gli zombie non se li stanno inculando. Il senso di ciò. Il senso. Cioè, vorrei capire nelle torrette se ci sono dei militari o se ci sono gli zombie. Boh. Nel frattempo io sto vagando così, senza una missione. Forse ho sbagliato io, forse dovevo andare avanti, ma non mi ha guidato in nulla, quindi non capisco. Ecco là, ma pure inculato. Quindi sono risorto. Risorto dalle ceneri in un attimo, va bene.
Vedete, questo canale serve anche a questo, a vedere i giochi da non comprare, perché veramente spendi soldi a sta roba. Penso che sia assolutamente una cosa da evitare. Per carità, io apprezzo lo sforzo degli sviluppatori, però credo che un gioco così non vada pubblicato. Ho trovato anche un soldino. È lento da morire, tra l'altro. Adesso comincerò a fare il roll proprio di continuo per muovermi leggermente più veloce. Però non capisco. Quando sviluppano questi giochi, cioè, i giochi devono divertire. Loro pensano che sia divertente una cosa del genere? O magari sto sbagliando io. Allora, io a sto punto farei così. Facciamo exit game. Perderai tutti i progressi. Quali? Quali progressi? Quali? Vabbè. Campagna. E la campagna, capito? Andiamo a Industrial, dai. Press più. Ok, vai. Prendiamo questo che è pure più massiccio. Questo c'ha proprio la faccia da uno che rompe il culo agli zombie. Ok. Mi stanno buttando così. Tra l'altro non c'è neanche la tipa che mi ha detto. Ah, guarda. Ah, eccola. Il Teleforce Worker Left Town. Non abbiamo tante informazioni, quindi state attento. Ti guiderò attraverso ogni missione. Quale missione? Dove? Dammela una missione. Non ci sono missioni, non mi stai dicendo niente. Che cazzo è? Ma che è sta roba? Questa è la missione. No, vabbè. Devo eliminare 25 nemici, ok. E la Madonna. Ma non sarà forse un tantino esagerato? Un uomo da solo contro un carro armato. Carro armato stupido come la morte, tra l'altro, eh. Cioè, veramente un cane. E mi conta come uno. Cioè, uno zombie mi conta. Uno zombie mi conta uno, ma un carro armato della Madonna mi conta uno. Ok. Va bene. Allora, non affronterò più i carri armati, vita mia. Va bene così. Lo so che sono molto critico, ragazzi, però io penso alla gente che sto gioco l'ha comprato e ci ha speso i soldi. Io fortunatamente no, perché mi è stato inviato. Però, insomma, 25 nemici, ok. Quindi io prima mi sono perso la cassa della missione, ok. Ho completato la missione. Vediamo se mi dà adesso una cassa con una missione diversa, che non sia uccidi altri 25 nemici, uccidine 50 o non lo so, pia la canna della pistola e ficcatela dalla, insomma, capito, no? Ecco. Lì c'è un altro carro armato che mi spara da una distanza incredibile. Non vedo differenza tra questo soldato e quello di prima. Nel frattempo io sto continuando a vagare a cazzo di cane. Ovviamente i vigoli non possono essere presi perché chiedo troppa grazia. Sto vagando a cazzo di cane perché non mi dà l'altra missione. Non mi sta dando un'altra missione. Quindi ok. Un colpo mi ha dato. Un colpo. Vabbè. Ragazzi, che dirvi? Questo è Delta Squad. Si chiama Delta Squad, sì. Sì, questo è Delta Squad. Io non ho granché da dire. Le immagini parlano da sé. E quindi quasi quasi scriverei giochi brutti nel titolo. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.